Come volete, non c'è problema. Ma tanto posso fare, lo faccio nel discorso, dai. Allora, diciamo, la ragione principale per che mi ha portato a fare questa conferenza stampa, soprattutto per mettere la parola fine su una chiarezza che è necessario fare, una chiarezza di fondo che deve liberare le menti, soprattutto da chi di questa situazione vuole creare anche una sorta di sfruttamento culturale e politico. Io non me la sento di dare alibi a nessuno, perché nessuno mi avviso di avere alibi, scaricando responsabilità che non ci sono, cercando di apparire il salvatore della patria, che ne abbiamo visti tanti, in questi 9 anni ne ho visti tanti, però sono stati solo disturbatori di una quiete che si è costruita pian piano, ma che alla fine poi hanno abbandonato perché si rendevano conto che non erano nel contesto, non erano accettabili o comunque non erano in grado di poter portare avanti un valore sociale come quello del calcio nardò. E quindi rinvio al mittente le dichiarazioni che affermano che per 10 anni esiste un cancro nel calcio nardò e oggi con quell'azione che i tifosi organizzati hanno assunto lo hanno voluto estirpare. Allora, per quanto mi riguarda, la posizione mia oggi è quella, e riprendo le parole di Michele Piccione quando lui dice che l'intervento loro è stato quello di evitare di essere coinvolti in un'azione che potrebbe portare danni di natura anche personali alle famiglie dei calciatori, e quindi la presa di posizione vorrebbe dire: noi non siamo, non vogliamo essere coinvolti perché non siamo corresponsabili di questa azione. Allora io voglio dire basta, il silenzio ormai non mi appartiene più, da questo momento sarò libero di poter esprimere le considerazioni di fondo e di merito che ci sono, per dire sostanzialmente che io con il calcio nardò ho chiuso l'11 novembre del 2011, quando insieme a mio fratello, vicepresidente allora della Nardò Calcio, andammo dal sindaco e consegniamo il titolo sportivo. Faccio un passo indietro. La maturazione veramente dell'idea di non essere più responsabile e portarla avanti avveniva alla fine del campionato precedente, quando dall'eccellenza andammo in Serie D, vincendo anche la Coppa Italia e ricevendo come premio personale il voto non sufficiente per essere rieletto alla regionale. Perché badate bene, a me sono mancati circa 500 voti, che rispetto alla tornata precedente del 2005 erano 1000 voti in meno. Vabbè, le condizioni politiche non possono determinare assolutamente responsabilità personali. Mi sono preso la briga di andare avanti perché non volevo che qualcuno asserisse che ho abbandonato perché ero stato tradito nelle espressioni del voto, assolutamente, e l'ho portato avanti. Onestamente l'ho portato avanti anche perché spinto da una situazione amministrativa locale che mi diceva: andiamo avanti, a persone vicine che volevano utilizzare anche la leva sociale dello sport per interessi di natura personale, vediamo un po', andiamo avanti, ti do una mano, le imprese che sosterranno l'attività ci sono, eccetera, eccetera. E il 2010-2011 l'abbiamo chiamato con i denti, raggiungendo anche una posizione di riguardo, pur avendo speso 3 volte quanto si era speso nei campionati precedenti, l'abbiamo chiamato con i denti, siamo arrivati al 4º posto, mi pare, con l'idea a dicembre di smontare un po' quello che c'era, rimetterla in piedi con innesti professionali di un certo livello che sono costati quasi 400.000 euro. Alla fine abbiamo raggiunto solo la 4ª posizione, con l'unico vantaggio di aver creato una situazione debitoria che non mi ha permesso di poter azzerare quello che intanto era stato maturato. Vabbè, ma con tutto ciò siamo andati avanti, sono andato dal sindaco a dire che non ero più nelle condizioni di portare avanti la squadra e lui mi ha pregato di rimanere, di andare avanti, non ti preoccupare, vediamo, ti do una mano, eccetera, sapete tutti come sono andate le cose. Ho fatto l'iscrizione, abbiamo presentato la fideiussione, avevo fatto anche delle sponsorizzazioni di una certa sostanza. A settembre
sono venute meno, anche perché si sono contenuti ad inserire elementi di disturbo, e gli elementi di disturbo sostanzialmente si riferivano alla tratta di lavoro dei vizi. Questi elementi di disturbo hanno fatto di fatto hanno allontanato la possibilità di sostegno che poteva venire dall'esterno, e quindi nell'impossibilità di corrispondere la mensilità di ottobre all'interno non c'erano più le condizioni economiche per poterlo fare, e mi è dispiaciuto perché fino a dicembre la squadra era capolista e quindi sarebbe potuta traguardare obiettivi maggiori e migliori. Non è stato possibile, quindi l'11 di novembre abbiamo maturato l'idea di andare a consegnare il titolo nelle mani del sindaco, perché non c'erano più le condizioni. Di qua una necessità. Io potevo anche in quel momento chiedere a dicembre, quando è accaduto il fatto della libertà da parte dei calciatori ad accasarsi diversamente, avrei potuto tranquillamente presentare un'istanza alla Lega chiedendo che Nardò non era più nelle condizioni di poter continuare. Però siccome la triade si è fatta avanti con responsabilità, sempre su invito del sindaco, e garantiva che sarebbe stato in grado di portare a termine il campionato, io sono andato in banca, abbiamo aperto un conto corrente, ho fatto la delega ad Alemanno, che ha gestito l'attività calcistica fino alla fine del campionato, con i risultati della salvezza che noi tutti quanti riconosciamo. Allora, di fronte a questa cosa, io mi sono fermato, anche perché fare la rinuncia di partecipazione al campionato non necessariamente significava il fallimento dell'ASD, e tra l'altro voglio precisare a chi fa dichiarazioni gratuite che l'ASD non può fallire, ma non perché non lo voglio io, perché è un'associazione sportiva dilettantistica, quindi non c'è il diritto di fallimento su questa struttura, c'è solamente una condizione di stop, una condizione di verifica di tutta la situazione debitoria esistente, se ci sono le condizioni per sanarle, come sto facendo. La società ha continuato ad esistere perché l'intendimento mio era quello che era stato maturato, era da corrispondere perché erano impegni che erano stati assunti, e quindi avremmo a fine campionato del 2011-2012 avremmo potuto tranquillamente dire: signori, se c'è qualcuno che si può fare avanti il titolo è disponibile, stiamo nel sindaco, lo faccia. La società è un po' diverso, la società è un'associazione iscritta regolarmente, prima onlus senza scopo di lucro, e poi superati i livelli economici che la legge prevede, ha perduto la onlus e quindi poteva tranquillamente essere portata avanti anche per altri scopi. Però a me interessava sanare la situazione del titolo, perché non volevo avere situazioni che mi pregiudicassero il futuro, visto che le responsabilità per il codice civile appartengono al presidente, sono personali. E siamo andati avanti. 2012-2013 c'è stato ancora una volta lo scavalcamento del sottoscritto, perché il sottoscritto non ha mai aderito alla richiesta di continuare a fare attività calcistica, però c'è stato l'impegno del sindaco, che ha delegato l'ingegnere Miracco a sostenere il peso di un'attività calcistica, e io pregavo di rimanere in piedi, ma dovevo rimanere perché vi ho detto la situazione mia era quella di amministrativamente non implicava magari non aveva influenza sulla gestione calcistica, perché si sarebbe potuto costituire un'ulteriore società e si sarebbe potuta gestire lasciando quello che c'era alla SD, perché entro il 31 di marzo del 2012 la Lega dava la possibilità a chiunque di costituire uno strumento fiscale per potersi poi candidare alla gestione, con la cessione del titolo che ce l'aveva il sindaco, di poter iniziare un'attività nuova, e escludendo la SD in Alto Calcio. Non l'hanno fatto. E non l'hanno fatto non perché io mi sono opposto, perché io ho interessi, perché qualcuno dice, la stampa mi ha riportato, ma ieri l'hanno detto anche in conferenza stampa, non si vuole chiudere questa società perché evidentemente sono interessi così alti che noi non conosciamo, e quindi danno adito a chissà che cosa. Niente di tutto questo. Interessi personali non ce ne sono. L'interesse personale è solo quello di chiudere la partita di Vittoria, che io vi posso assicurare, se la mettiamo sul piano della praticità, si possono chiudere anche con una transazione unica, perché l'unica transazione pesante è quella dell'Agenzia delle Entrate, però l'Agenzia delle Entrate in qualsiasi momento
individuando il responsabile, fa le transazioni, fa le realizzazioni a 5 anni, come è stata fatta nel 2003 con i debiti degli inaili lasciati dalla gestione del Papadia. Quindi avremmo potuto sistemare in quella maniera, e poi ci sono sostanzialmente due o tre situazioni che ammonterebbero a 50.000 euro, 50-55, per chiudere tutta la partita debitoria. Quindi voglio dire, non c'è situazioni così disastrose come si rappresentano. E allora che cosa è accaduto? Si è andato avanti in questo modo. Alla fine di luglio del 2012 mi viene a trovare una persona di Nardò e mi dice che c'è un esperto di ingegneria finanziaria che ha riscontrato degli interessi sul territorio comunale e ha rappresentato l'idea, parlando anche con il sindaco, di voler capire qual è la situazione della società sportiva. Io ho preso l'estratto che avevo sempre davanti, perché ogni volta che pagavo una cosa la cancellavo, e glielo consegnavo. Dopo di ciò ricevo una telefonata che non poteva venire il giorno stabilito per incontrarci, perché voleva meglio chiarire la situazione, e mi dice: dobbiamo rinviare. Parlando con questa persona che è venuta a chiedermi, e ragionando anche con Walter Miracoli, che intanto era quello che aveva preso in mano le redini del campionato 2012-2013, io gli ho detto: scusa Walter, ma se c'è questa persona che ha interesse e che può spendere per creare le condizioni ottimali e migliori, perché non l'anticipiamo prima del 17 di settembre, che è la chiusura del mercato? Che se questo c'è la disponibilità economica, come dice, che vuole interessarsi, arrivi, anticipiamo i tempi e vediamo che cosa facciamo. Questa persona di Nardò ci fissa un appuntamento a Milano, e ci vado io, Walter Miracoli e il sindaco di Nardò, e andiamo ad incontrare questa persona. Nel contempo io avevo preso un impegno a Milano, quindi sino alle 2 sono stato con loro, abbiamo discusso della situazione, poi io me ne sono andato e ci siamo incontrati all'aeroporto di Bergamo Orzelio con Walter Miracoli, con il sindaco, e mi hanno riferito che il dialogo è andato avanti su interessi anche di natura amministrativa, su interessi sociali, sul territorio, perché questa persona aveva intenzione di acquistare casa e quindi di stabilizzarsi a Nardò, presentando un progetto. Si può sapere chi era questa persona? Leonardo Ranieri, diciamo, che aveva anche in un ragionamento più complessivo aveva predisposto un progetto che voleva, no, definirlo per una ricaduta anche di natura occupazionale sul territorio di Nardò. Benissimo, l'esperto di ingegneria finanziaria che gli espone questi ragionamenti, e ci siamo dati appuntamento al 15 di ottobre, slittato al 15 di novembre. Di fatto quel giorno ci siamo incontrati a Nardò, abbiamo affrontato l'argomento e poi amministrativamente si sono messi nelle condizioni, dialogando con l'ingegnere Miracco e con il sindaco, io era solamente una presenza che garantiva il passaggio nel momento in cui ci fossero state le condizioni, che prima o poi, mese più mese meno, si sarebbe risolta la questione. Siamo arrivati a mese di aprile. Il mese di aprile, su mia insistenza, perché già all'arcio volevo pure capire qual era la situazione, mi arriva una lettera dalla European Investment Company, una lettera da data 24 maggio 2013. Questa lettera, una lettera of intent irrevocabile, cioè una lettera di interesse irrevocabile all'acquisizione della società. Irrevocabile o irrevocabile. Ad acquisire la società ASD Nardò Carcio, e quindi nome per conto del capogruppo Horus International Holding, sede a Londra. Questa European Investment Company confermava la disponibilità di acquisire, indicando una data il 20 di giugno 2013, data entro la quale avrebbe fatto un versamento di 300.000 euro
che servivano a pagare i debiti arretrati, a mettere a zero la stagione corrente che a detta di Milano stava intorno ai 150.000 euro maturati, quindi più il vecchio avremmo risolto il problema. E poi che al passaggio della proprietà, che doveva avvenire il 21 luglio 2013, si sarebbe versato una somma di 1,5 milioni di euro destinato alla rifondazione e ristrutturazione della società SD Nardò Calcio. Quindi io aspettavo il 20 di cioè io il 24 di luglio alla presidente dottor Giabbato Matarma, alla presidente dottor Giabbato Matarma ho scritto una lettera in cui affermo e dico: egregio presidente, ho ricevuto la lettera offerta in interrogato, prima vostra, che conferma l'intenzione di voler acquistare in nome e per conto dell'Aurus International Holding, sede Londra, la società SD Nardò Calcio. Nel ringraziarvi per essere giunti a tale determinazione, vi dichiaro la mia volontà di accettare ed accogliere quanto proposto con la vostra lettera di interesse. Dichiaro altresì la mia disponibilità, insieme a quella dei membri della società, ad aderire alla formalizzazione del passaggio di proprietà dell'SD Nardò Calcio nei termini indicati in uno con il percorso evidenziato. Così come dopo espresso, attendo l'invito per la formalizzazione e la notarizzazione del preliminare di acquisto e per esprimere personalmente il mio grazie. In attesa di poterla salutare di persona, invio cordiali saluti. Dopo di ciò, il 18 di giugno, mi arriva una lettera sempre dalla Presidente, indirizzata a me e al notaio dottor Paolo Dell'Anna. E dice: comunicazioni, la presente per informarvi che per intervenuti modifiche al regolamento in uso in corso d'avorio per il rilascio del visto per l'ingresso nel vostro paese, l'incontro programmato per il 20 corrente mese per la sottoscrizione del preliminare d'acquisto dell'SD Nardò Calcio viene spostato nella settimana dal 24 al 30 di giugno, settimana coincidente con la mia presenza nella città di Nardò. Pertanto rinnovo la mia ferma intenzione di provvedere a tutti gli impegni assunti con la mia del 24 maggio 2013. Firmato via Magani di Abate, Abidjan, 18 giugno 2013. Dopo di ciò che cosa accade? Accade che riceviamo come società le richieste di soci, perché la norma vuole che se tu devi rilevare la società, no? Dobbiamo, passaggio notarile non c'è perché non è né una SRL né una SPA, è una SD. Quindi formalmente bisogna ampliare l'assetto societario, rifare gli organi, anche perché a norma di statuto il 30 di giugno del 2013 scadeva sistematicamente la mia carica a presidente, così come quella degli altri soci, mio fratello presidente, vicepresidente, perché ogni 4 anni per statuto bisognava andare a rinnovo e cadeva a fagiolo. Il 30 di giugno scade, il 1 di luglio io formalizzo la lettera mia di dichiarazione di recesso dall'SD Nardò Calcio, con raccomandata, ricevuta di ritorno, io e mio fratello riceviamo l'accettazione da parte dei membri della società, che intanto nell'assemblea del 12 di giugno noi prendiamo in esame le tre domande di ammissione a socio, Magnieri Sangio, Miralco Walter e Marandi Abate. Quindi prendiamo atto di questo e nel verbale successivo nominiamo, perché si presentano quali assuntori delle nuove cariche in mia funzione e in funzione, cioè in sostituzione mia e di quella di mio fratello, e il giorno 2 del mese di luglio l'assemblea nomina presidente di Abate Macan, vicepresidente Sandro Manieri e segretario della stessa Walter Miralco. Prendiamo atto di questo. Il 3 partono le lettere di dimissioni, infatti da data 3 di luglio, le lettere mie e di mio fratello. Quindi ci dimettiamo sostanzialmente anche quale soci della società, sancendo di fatto e confermando il nostro disimpegno sportivo
che avevamo già assunto con la consegna del titolo sportivo al sindaco il 11 di novembre del 2011. Dopo di ciò, voglio capire da me che cosa si può. Dopo di ciò si continua a dire che io sono nell'ombra, si continua ad essere il regista di questa situazione, nella consapevolezza che il soggetto che magari ha ascoltato i discorsi che facevamo l'altro giorno io e Sandro Manieri nel bar, evidentemente o non ha sentito bene oppure ha bisogno di essere revisionato, perché io ho chiamato Sandro Manieri per chiedere ragione della restituzione di 25.000 euro che il sottoscritto ha tirato fuori, i 19 per l'iscrizione della squadra e 6.000 euro per sopperire a quelle anticipazioni che erano state fatte per saldare le spettanze dei calciatori, i famosi 40.000 euro che Michele Piccione dichiara di averli trovati, però deve dire pure che sono stati restituiti alla persona che li ha anticipati. Chiedevo solo ragione e lui mi spiegava che in questa situazione non poteva garantire, ma che molto probabilmente venerdì della prossima settimana ha avuto garanzia da parte di chi ha promesso questa rimessa, ci sarebbe stato 1.000.000 di euro e avrebbe soddisfatto tutte le circostanze. E io ho posto una domanda, e adesso come ti poni nei confronti della gente ai quali ha garantito che entro giovedì saresti andato a saldare, a pagare le competenze? Dice non lo so. Su questo dice non so come muovermi, vorrei un consiglio. E tu, il consiglio che ti do è quello di andare a parlare con la gente. Incontrali, spiegali qual è la situazione, spiegali che tu non puoi obbligarli a continuare perché ognuno deve fare le scelte proprie e gli spieghi la ragione. Se loro comprendono e ti danno ancora di più fiducia, sapendo che a mio avviso i bonus li hai già consumati perché altre volte avevi garantito che stavano arrivando i soldi, tutto qua. E allora per aver fatto questo incontro e per aver detto queste cose vengo indicato come ancora il regista occulto di una situazione che si trascina da molti anni. Allora, il bonifico è partito da me, dal mio conto corrente, effettivamente l'ho fatto io. Alle 13.15 mi arriva una telefonata, Sandro Manieri, ti passo Michele Piccione. Michele Piccione al telefono mi dice, stiamo tornando da Racale dove non abbiamo fatto niente, abbiamo esigenza di fare il bonifico, tu come sei messo? Ho detto, Michele, io posso disporre di 15.000 euro. Stai tranquillo, fai il bonifico di 15.000 euro, gli altri 4 li mettiamo noi. Arrivo in banca alle 13.25. Al cassiere lo prego di fermarsi perché sapevo l'importanza del 23 qual era e gli chiedo se era possibile fare un bonifico di 19.000 euro. Mi dice non te lo posso fare perché mancano 4.000 euro, gli chiedi disponibilità perché intanto Michele mi aveva detto al telefono che la persona che stava facendo gli assegni e circolari, eccetera, forse non era in grado di poter farlo in quella data. E ho chiesto alla banca la disponibilità di un'esposizione di ulteriori 4.000 euro per far fronte a quel bonifico che ho fatto alle 13.35, cosa che c'erano i fax che abbiamo mandato e la macchina quando li fa registra. E quella persona è stata così gentile perché solitamente le banche, quelle centralizzate, per una certa ora chiudono i diritti terminali e non fai più operazioni. Quindi per aver fatto questo, chiesto da Michele Piccione, lui mi addebita e mi dice, visto che l'ha fatto dal suo conto corrente, io ho verificato, ma se te l'hai chiesto tu di farlo? San Giovanni mi ha passato lui. Se ci fai questa cortesia perché vediamo un po' eccetera, io l'ho fatto. Poi ho maledetto il momento che ho risposto al cellulare perché sarebbe stato meglio non rispondere visto come stanno le cose e forse in quel momento avremmo cessato ogni contendere perché la società non si sarebbe iscritta e ci saremmo guardati in faccia tutti. Allora, per questo mi si addebita la responsabilità come ancora io stia dietro le quinte a fare il regista occulto di una situazione che io non gestisco. Di una situazione della quale dal 2011 non c'entro niente. Sono stato solo obbligato per mantenere la presidenza, per evitare quelle cose che vi ho detto, a firmare i verbali, a firmare i bilanci, ad essere anche destinatario di decreti ingiuntivi. Io li ho ricevuti i decreti ingiuntivi per attività che non ho fatto io. E io, se volete, vi mostro una raccomandata che ho fatto ad un creditore del Nardo Calcio che mi ha mandato un decreto ingiuntivo dicendomi di pagare entro 10 giorni.
E io gli ho fatto opposizione dicendo: guarda che ti stai sbagliando, perché io dal 11 novembre del 2011 ho consegnato il titolo in mano del sindaco, il quale ha provveduto ad dare incarichi ad alcune persone per gestirla, quindi non ti devi rivolgere a me. E Giannaccio lui non si è rivolto più a me e ha indirizzato verso le persone responsabili i decreti ingiuntivi. Però io ancora ho decreti ingiuntivi che sto pagando, perché ho fatto le transazioni, visto e considerato che la situazione voglio che si chiuda il più presto possibile, e vengo tacciato come colui che è cancro di una situazione del calcio a Nardò e che va estirpato. Allora mi devono spiegare che significa, mi devono spiegare quando dicono queste cose a che cosa si riferiscono. Perché vi ho detto, per 9 anni sono stato vicino alla squadra, se facciamo i conti ogni anno vi posso mostrare quanto ho tirato fuori per sanare la situazione di fine campionato, e penso che se dal 2003, perché dal 2003-2004 è iniziato il mio accostamento alla società, alla prima la SRL, voglio dire, a fine campionato gli sponsor non erano mai sufficienti a coprire le spese, eppure non credo, fino a quando la gestione non ha preso Proto, che poi sappiamo quello che ha lasciato, ci sono strascichi alla Procura della Repubblica, e la Procura della Repubblica mi ha anche individuato come soggetto che deve essere sentito per i fatti accaduti, di una gestione della quale io non ne sono a conoscenza, perché quell'anno fu l'anno che io il sindaco lo presentò come il nuovo presidente, qua consegnai a Prodo, nelle mani di Prodo, i contratti di sponsorizzazione di titolare di 120.000 euro che avevo già fatto. Alla fine la gestione di Prodo ha fatto risultare 1.200.000 euro di